Amici di TV Violar, buonasera a tutti e bentrovati dal salotto Ciabattini, dove questa sera, dopo un lungo periodo di assenza dovuto purtroppo non alla nostra volontà, ma alla cagionevole salute del vostro umile cronista, riprendiamo le trasmissioni dal TC Ma Violar. innanzitutto, come stai, Boris? Come Niente, stai? niente, non si parla del cronista, si parla solo degli atleti qua. Purtroppo non potrò regalare Emozioni? Per emozioni e gioie tennistiche ai miei quanto appassionati. tempo? Non lo so, mesi, mesi, Qualche mese, qualche qualche mese, mese. se va bene qualche Bene, mese. bene. Comunque, lasciamo da parte questo triste argomento e invece concentriamoci sul nostro Alfredino Suburra, che questa sera è qui per affrontare un match importante del torneo sociale. E niente po' di meno che il suo avversario è Super Pippo Bardella. Super Pippo Il Bardella, già Bardella forte, il detto Bardella anche. forte, ma già il fatto che abbia questo super davanti al nome, insomma, fa capire bene, no? L'entità dell'ostacolo. Esattamente in quale grosso problema mi sto per cacciare, insomma. No, 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 ma io sono fiducioso perché, come abbiamo avuto modo di dire, questi ragazzi, tutto testosterone e potenza atletica, però poi spesso sono deficitari dal punto di vista mentale, mentre un vecchio volpone come il nostro Mentre Alfredino. 51enne in forma come me, ovviamente. Intanto voglio vedere Bardella fare gli squat che fai tu, e poi ne Ecco, e poi riparliamo. ne riparliamo. Ecco. Comunque poi abbiamo scoperto che nel caso di passaggio di turno ci Il sarebbe vincente giocherà contro David Davide Imbriaco, Imbriaco, l'ottimo David l'otio Imbriaco, che punta diretto al primo a scalzare Mazzon dal primo Eh sì, posto. è in vertiginosa Eh ascesa in sì, classifica col suo sociale. dritto a uscire mi ricorda un po' quello del fantastico dritto di Flavio Bini, no? Certo, Flavio Bini È leggenda è ormai, leggenda, sì, però certo. ha qualcosa no? Di simile, il dritto Questa di rotazione a sì, a uscire. uscire, a uscire. Devo dire che a un certo punto lo sai anche, perché come sta per colpire di dritto ti butti sulla tua sinistra, tanto è ovvio, andrà lì, però questo non ti, cioè non, spesso Non non è basta, non sufficiente. basta, non basta. Peraltro, noi adesso non vogliamo disturbarlo perché è occupato in un match certamente non facile, sempre di torneo sociale. Eccolo qua, infatti, eccolo, forse si sente che si lamenta. C'è Andrea Unesco Fiore. Mentre fa prendere il fresco agli addominali, ecco. Esatto, Andrea Unesco Fiore è sul campo 2 contro il buon Armando Bella Giorgini. battuta, eh? Sì, lui serve bene. Giorgini gli risponde una palla alta e lunga che muore sulla riga di fondo. Per cui è un giocatore da affrontare con grandissima Che pazienza. talenti al Vialar Ma comunque, ragazzi, che sì, talenti, che beh, cioè, concentrazione, non che è che uno si chiama tecnica, Unesco per no! caso, eh? Non è che uno si chiama Unesco. Adesso io non vorrei disturbarlo, ma sono fortemente tentato di andare a fare qualche minuto di ripresa. Comunque, Alfredino, torniamo a noi. Tu sei reduce da una trasferta, non a Indian Wells, dove c'è stato tennis minore fino a questa notte, ma comunque sei appena tornato, proprio tosto tosto per scendere in campo contro Sì, questo or ora, avversario. col rischio di far tardi per fila sull'Aurelia, appena arrivato, Appena adesso. arrivato, caldo, pronto, Pronto. lo schema tattico è chiarissimo nella Sì, tua mente. forte, forte sulle righe e Sopra la rete, sopra la dentro rete. le righe, Sì. forte. Sì. E Facile, quindi facile, facile, facile. facile, sì, non saranno certo i 22 anni di Io penso Pippo che Bardella. ci rivedremo qui tra 40 minuti. Addirittura così rapido, Quanti anni ha Bardella? ma 22? 22, Io avrei 23. detto 25-26. Non lo so, adesso glielo chiedo, però insomma, C'è l'età di mio c'ha figlio, molto quell'età bene, in cui, molto, molto bene. se c'ha 22 o 25 o È 28 anni uguale, cambia poco, nel senso che sono sempre la metà dei tuoi. Ma questo non è detto che sia è uguale. Ma allora un... è chiaro che c'è un errore di posizionamento nel tabellone, perché non si capisce, per esempio, perché Pietro Santo è nel tabellone, non so come si chiama, Principale? principale. Vabbè, ma lì basta pagare, si sa O com'è. Anelli, come mai? Non si capisce. Anelli, fra l'altro Anelli mi ha detto che è stato preso a testate al Bialà recentemente, non so se lo sai. Sì, No. è stato preso a testate. Ah, sì, ma è stato È un quello, purtroppo incidente. quello. Io speravo che fosse qualcuno che lo avesse No, veramente un picchiato. incidente contro. Gian Giorgio Sì. Giuliano Giulio Cesare Martinelli. Esattamente. E niente, io ho sperato che fosse come una cosa volontaria, invece purtroppo è stato solo un incidente che gli ha rotto gli occhiali E e lo ha anche tre sfregiato. punti di Tre sopracciglio. punti, esatto.
niente, però non riusciamo. Martinelli, insomma, sì, il problema è che non riusciamo a liberarci di Paolo Anelli da questo, su questo circolo. Guarda, ancora 3 anni e tutti quelli nati tra il 70 e il 74, 75 spariranno per forza di cose. Per tutti cui... al golf. Esattamente, tutti al golf. Ah, per peccato questo mancato. Comunque, un anche grandissimo scambio di... che poi ha tirato. Infatti, continua a lamentarsi. Ha tirato 10 back uno dietro l'altro a un millimetro dal net, che Giorgini, eccolo arrivato Super Pippo, e Giorgini gli rimandava tranquillo tranquillo, poi appena avuto la palla sul dritto ha tirato a rete, eccolo qua il fanciullo di cui si parlava. Vieni, c'è la... Pippo, tanto abbiamo appena sviscerato l'analisi tecnica della tattica della partita, sappiamo benissimo cosa Alfredo deve fare, puoi anche arrenderti prima così noi andiamo a berci una birra se vuoi. Devi faticare, fatti la doccia. No, sì. Se vuoi arrenderti ci pensiamo in 10 minuti che... Scusami, quanti anni hai? 21, vedi? Ho perso tutte e niente, due. Niente, è più piccolo di tuo figlio. Più piccolo di tuo figlio. Senti, intanto allora, intanto Filippo, io ti devo dire che, vista la differenza di età, tu devi dare del lei al tuo avversario questa sera in campo, che omaggiandolo con commendatore. No, ci conosciamo, siamo amici di famiglia, io ho trovato il parrucchiere anche a suo fratello, insomma. Addirittura? Sì. No, e beh, si è rifiutato, che è successo? Non è il parrucchiere ha cambiato mestiere. Niente, quello è un altro tema che noi dovremo approfondire, quello della capigliatura. La capigliatura del Valderrama de Noaltri, detto anche Jacopo Bardella. Comunque, allora Pippo, vi appropinquate al campo. Sì, c'è un match, c'è un match femminile, un match BTA che deve concludersi. Sia quasi terminato. Sì. E poi sì, cioè, questa mi sembra la Raducanu, non so, la vedo a distanza, mi sembra un match tra la Raducanu e non so. Comunque, niente. Io mentre allora... Io sono rapito, devo dire, da Andrea Unescofiore, che continua a... Dedicargli anche un'immagine, sì, una ma infatti continua ad allargare le braccia sconsolato del gioco di Giorgini, lo sta mandando al manicomio. Va bene, allora, amici di Uvialar, per il momento interrompiamo qui e poi seguiremo il match in diretta via satellite, come al solito. E, sicuramente almeno per i punti chiave. Intanto, volè facile... a rete, Andrea Fiore, disperato braccia sui fianchi, scuote il capoccione, peccato non poterlo adesso, cercherò di fare qualche cosa. Va bene, comunque, prima di concludere vorrei avere notizie di Jacopo, volevo sapere che se si era tagliato i capelli alla fine. Ancora? Jacopo, no, ormai si è totalmente rivolto verso il codino. Addirittura? Sì, sì. Io vorrei sapere una cosa, non so se tu lo sai, però a questo punto volevo chiederlo a Jacopo, ma visto che c'è Pippo, ma questa capigliatura, diciamo, eufemisticamente discutibile, o rivedibile, che vogliamo dire, ma almeno gli fa rimediare qualcosa, oppure... Quello... Cioè, perché se neanche rimedia, allora c'è... No, rimedia, però rimedia da prima di questa capigliatura, sempre con... Cioè, ormai è un fidanzamento che va avanti da... Ah, è fidanzato! Quindi questa vetrina non ha rotto. Ah, ok, quindi... Nonostante abbia inclinato... Il rapporto? Eh beh, certo, sì, con quei capelli, insomma. Cioè. Vabbè, niente, allora... Ma e lui, a proposito del torneo sociale, lui? Lui ha scelto di non partecipare al singolo. Ah, solo il doppio? Solo il doppio. Dove siete peraltro già usciti? No, abbiamo vinto. Avete vinto con? Non lo so. Ah, non lo so, benissimo, è proprio sul pezzo, complimenti. No, ma è stata una partita molto difficile, ho giocato forse il peggior tennis della mia vita. E stranamente Jacopo ha giocato bene. È stato colui che ha giocato contro 3 avversari. Clamoroso, clamoroso, clamoroso. Pensa. Vabbè. Ed è portato a casa. Quindi siete riusciti a vincere. Malgrado Jacopo. Vabbè, anche questo il tennis regala sempre grandi sorprese. È così imprevedibile che insomma. Niente, Andrea Unescofiore si è cambiato la maglietta e adesso sfoggia un fisico nerboruto, pettorali possenti. Eccolo là. Forse lo intravedete, dopo vabbè, magari vado a salutarlo. Salutare i nostri, sì, salutiamo i nostri amici. Io provo ad andare a rubare qualche scampo di match di Andrea Unesco. E intanto vieni con me, perfetto. E intanto diamo appuntamento agli amici di TV Violar a più tardi per i riflessi filmati del grandioso match che vedrà affrontarsi Alfredino Suburra e Super Pippo Bardella. Amici di TV Violar, non scappate, arrivederci a presto.